L'importante è investire, investire nelle competenze, investire in politiche attive del lavoro, consentire ai giovani di accrescere le loro competenze in ambito digitale, in ambito green, ma in tutti gli ambiti necessari per poter poi avere un progetto di vita futuro, anche non solo come lavoratori dipendenti, ma anche come giovani imprenditori, quindi favorire gli hub, favorire le academy, le industry academy, proprio per davvero portare il paese ad avere degli investimenti reali anche nelle nuove generazioni e a far progredire l'economia e progredire, a crescere le competenze di giovani e di tutti i lavoratori in Italia. Per quanto riguarda le due tre direttrici fondamentali su cui il vostro ministero sta andando avanti, quali linee sono i progetti più interessanti portare avanti finora anche in pratica 2021? Allora, investimento sicuramente in politiche attive del lavoro, in un sistema pubblico-privato, in una rete del sistema pubblico-privato che funga da punto di riferimento per il lavoratore, accrescimento delle competenze sia attraverso il Fondo Nuove Competenze che è stato appena creato e che investe nelle competenze dei lavoratori, che rimangono in azienda o anche sui lavoratori in transizione, cioè da un posto di lavoro a un altro. Investimento in partenariati pubblico-privati per la creazione di accademie che anche lì accrescano le competenze di chi si vuole inserire nel contesto lavorativo, ma che siano collegate queste competenze a quello che sono i settori di investimento, le richieste dei settori produttivi, accrescimento delle competenze anche per chi, per i giovani che vogliono essere i nuovi imprenditori del domani, quindi anche lì, è importante investire su questo, la formazione quindi in generale. E la possibilità e la necessità, anzi, di evitare che ci siano solo sostegni al reddito passivi, ma che si passi a politiche attive, a sostegni al reddito, accompagnati strettamente con delle politiche attive del lavoro, per evitare che appunto si stazioni così sul sostegno al reddito e non ci sia invece un intervento della persona proattivo verso il futuro e verso appunto le nuove competenze. In conclusione, qual è il suo messaggio per le giovani generazioni italiane? Per le nuove generazioni il mio messaggio è guardare a ciò che davvero è il proprio interesse, cioè cosa ti piace, cosa vi piace fare, approfondire quanto più possibile dal punto di vista formativo e dell'istruzione il tema che vi interessa, che vi piace portare avanti, la vostra professione del futuro, non essere costanti. E anche essere curiosi, cioè occuparvi anche di ciò che non è strettamente collegato alla materia di studio, ma che può essere importante in generale per la vostra formazione. La curiosità credo che sia la spinta reale che poi ogni giovane può avere per accrescere le proprie competenze e per poter rimanere nel mercato del lavoro e per anche spostarsi da un posto di lavoro a un altro. Grazie mille, Ministro. Grazie a voi.